L'ascensore occupato, il ragazzo è libero. Single, fatti vedere! Single, presentati. Ciao ragazzi, siete fantastiche e stupende. Vi porterei tutte sul mio galeone. Sono Jack Sparrow, vengo dai Caraibi. Per Jack Sparrow che viene dai Caraibi, se non vi conquista, hasta la vista. Allora, innanzitutto, chiedo un grande applauso, un divo di Hollywood a Take Me Out, quale onore! Grazie, veramente, Jack. Thank you so much. Parli un italiano perfetto, tra l'altro, è incredibile. Yes, I do. Magnifico, magnifico. Charlotte, ma come puoi spegnerti davanti a Jack Sparrow? Non lo so, hai presente quando vedi una faccia e poi la voce non... Vabbè, adesso forse perché nel doppiaggio originale è forse qua un problema. Forse per questo. Un problema di audio, però. Greta! Invece Greta è accesa per Jack Sparrow che viene dai Caraibi. Io non ce la fa, ha vinto. Ha vinto, bravo. Grazie. Ma se riusciamo per l'appuntamento dove mi porta? Chiedilo a lui, Jack, scusa, Greta ha una domanda. Dove mi porti se usciamo? Forse ai Caraibi? A bordo della Take Me House. Lui riesce a guidare anche una cosa mobile, la fa navigare sui mari. È fantastico. Brava, Greta, brava. Grazie. Eleonora! Buonasera. Beh. Senza parole. Cioè, non lo so, io non è che ho capito tanto. Però... Veramente, capirai, però capirai. Boh, non ho avuto neanche il coraggio di spegnere perché, a me hai fatto tanto ridere. Beatrice, anche tu sei rimasta colpita dalla originalità di Jack Sparrow. Se si presentasse così anche al puntamento, potremmo anche poi sposarci, no? Molto bene, bravo Jack, grande risultato, sei andato alla grande. Grazie, molto bene. E adesso penso che tutte voi siate molto curiose di sapere chi è Jack Sparrow, siete curiose? Sì. Ve lo facciamo vedere subito perché il nostro Jack ha preparato un'esibizione, quindi vatti a preparare. Un applauso per Jack Sparrow. Signore, per me è veramente un onore presentarvi Jack Sparrow! Ragazze, ricordate, se non è amore, push the interruttore! Ragazze, fate esattamente quello che faccio io. Seguitemi.
francese! Grande Jack! Clamoroso! Bravo Jack! E anche furbo, perché con questa cosa ha impedito che qualcuno pigiasse il pulsante, perché tieni qua, fai di là, ma qualcuno non c'è cascata. Eleonora! Ma quando ti ricapita? Jack! È incredibile, ma io per la prima volta sono riuscita a fare due cose insieme: spingere il pulsante e ballare Macarena. Bravo, complimenti. Incredibile. Incredibile. Come tu ritrovi un single così, dai? Lo so. Jack Sparrow, niente, no. Ma Gabriele, voglio stare da su. Letizia è accesa. E si arriva tantissimo. Va? Ma è fantastico, senti, posso andare lì a fare... Cosa? Posso andare lì. Dai, vai lì, dai, rimettiamo la musica, vuole guidare un attimo il vetro. Voglio fare un giro, va bene. Vediamo Letizia che guida. Il timone, al timone, vai. Vogliamo guidare. Aiuto la Jack. Vai. Vogliamo guidare insieme? Posso salire? Vai. Tutta lì. A destra, vai. Curva. Controsterzo. Vai. Bravissimo. Bello, bravi, bravissimo. Grandioso. Hai visto come si avvinghiava Jack, eh? Bravo. Allora, Letizia, dimmi però che cos'è che ti colpisce e ti affascina di Jack Sparrow. È originale. Eh sì, dai. E cavolo, fino adesso tutti uguali, invece guardalo. Senti, ma a parte Jack Sparrow, secondo te cosa c'è là sotto? Penso una forte personalità. Proprio indovinato. Vedremo. Greta. No. Ragazzi, voi non avete capito, siamo davanti a un dannato genio. Brava, sono d'accordo con te. No, cioè veramente. Ci ha infinocchiate a tutte quante. È vero. Bravo, chapeau. Bene, brava Greta comunque. E probabilmente, dico probabilmente, avrete capito che lui non è davvero Jack Sparrow. Mi dispiace tantissimo. Lui è il sosia ufficiale di Johnny Depp, quindi facciamogli un applauso. E si chiama Elia. Quindi buonasera Elia e benvenuto a Take Me Out. Grazie. Innanzitutto grazie per questo numero meraviglioso. E siamo arrivati al terzo round. Chi è Elia e non Jack Sparrow? Perché ha scelto questo lavoro clamoroso? Lo scopriamo insieme e ricordate, se non vi piace... Se non hanno il pane, dategli le brioche. Questo diceva Maria Antonietta. Bene ragazze, eccomi qui. Infatti ho una pasticceria che gestisco con i miei genitori. E devo ammettere che questo lavoro ha il suo vantaggio. No! Blackout! Ma perché pensate veramente fosse Johnny Depp? Ma come? Ma perché? Laura! No, non... non ti offendere. Esteticamente non è proprio nei miei canoni. Johnny Depp non è nei tuoi canoni? Quando si è levato tutta l'armatura non era più nei miei canoni. Così anche sì. Elia, ti posso chiedere di toglierti il cappello e la barba, per favore? Tolgo. Signori, ecco Elia, un grande singolo a Take Me Out. E non è così differente. Letizia, mi hai chiesto di navigare con lui, no. E poi ti sei spenta. Non mi piace, la preferivo così, soltanto. Beh, eri attratta solamente da Johnny Depp, cioè no. Non lo so, forse sì. Vuol dire che... Comunque, però un cuore te lo manda, te lo sei meritato. Io queste tutto. Cose le ho fatte quando ero in America. Io ho vissuto 5 anni in America e facevo intrattenimento nelle discoteche più famose di Las Vegas. E perciò mi pagavano, era un lavoro, non lo facevo per fare il pagliaccio, ma era un lavoro, come tutti. Elia, per quello che vale... Per me sei stato un grandissimo singolo qui a Take Me Out. Mille. Bravissimo. Dovrai salpare per altri liti.
e cercare la donna giusta per te, che troverai sicuramente. Grazie. Ciao Elia, grazie, ciao. Io potrei dire che vi siete perse un grandioso personaggio, perché uno come me non lo troverete neanche se pregate in cinese. Peccato per il nostro pirata.